Ciao e bentornati. Oggi faremo un circuito motore. Useremo per il circuito delle scarpe, quindi io ho preso tre paia di scarpe, però non lo togli che potete prenderne di più. Di meno sarebbe un po' difficile, ma partiamo subito con il riscaldamento. Quindi iniziamo a camminare sulla punta dei piedi, iniziamo a fare delle andature. Possiamo utilizzare le scarpe sia come attrezzi per il circuito, ma anche come attrezzi per il riscaldamento. Quindi possiamo andare a camminare sulle punte e fare una marcia per le scarpe, oppure camminare sui talloni e andare a zigzag facendo questo slalom fra le scarpe. E ancora, come dicevo, possiamo fare una marcia normale senza farla sulle punte. Occhio, cercare di mettere le scarpe a una distanza tale da non inciamparci sopra. Ok, e ancora possiamo fare una marcia laterale. Queste sono tutte andature utili per il riscaldamento e anche per migliorare alcuni movimenti di base. Ok, possiamo fare il riscaldamento della postura con le circonduzioni, con dei movimenti di coordinazione tipo questi, quindi aperture laterali, andiamo in alto, in lato, oppure frontalmente, quindi una va su e una va avanti. E ancora. E in tutto ciò possiamo associare anche dei movimenti con la parte bassa, quindi con le gambe, quindi tipo apro, chiudo e vado a fare questo lavoro di coordinazione. Ancora possiamo fare dei saltelli. Ricordatevi che ogni esercizio deve durare sempre circa 30 secondi. Una volta che abbiamo finito con i saltelli laterali, possiamo continuare con una corsetta in casa. Oppure possiamo fare una corsa calciata sul posto. Ancora, vi dicevo prima che possiamo utilizzare le scarpe. Come facevamo prima le andature, possiamo fare una corsetta laterale utilizzando le scarpe, quindi facendo attenzione anche a non inciamparci sopra. Ok, abbiamo tante varianti per il riscaldamento. Ricordatevi sempre che il riscaldamento deve durare circa 5 minuti. Una volta che abbiamo finito il nostro riscaldamento, possiamo passare agli esercizi. Faremo 5 esercizi diversi. Il primo è molto semplice: salto, ritorno, vado giù, tocco e passo a fianco. Salto, vado giù, tocco e passo a fianco. Avanti, tocco e torno a fianco. Faremo su e giù per 4 volte, quindi andata, ritorno, andata e ritorno. Ricordatevi, faccio un salto in avanti, salto indietro. Quando scendo giù non mi piego con la schiena, ma scendo sulle gambe, quindi faccio uno squat. Ok? L'abbiamo già provato negli altri video e lo rifaremo anche oggi. Ogni tanto cambiamo il tipo di esercizio o comunque andiamo a potenziarlo, ad esempio in questo caso qua, con un salto. Ancora, secondo esercizio. Per il secondo esercizio dobbiamo costruire una torre di scarpe. Quindi preparate le scarpe nello spazio fra i vostri due piedi. Andiamo a terra, schiena dritta, in questa posizione qua. Quindi vado dietro, prendo una scarpa e la porto prima con la mano destra e poi con la mano sinistra. Quindi vado, mi allontano. Occhio, la torre di scarpe deve reggere. Quindi mi allungo, recupero l'altra scarpa. E seconda parte dell'esercizio è rimettere le scarpe a posto. Quindi torno, ritorno. Nella seconda parte, con le mani cerco di non camminare, ma di fare semplicemente questo movimento di allungamento del braccio verso l'interno. Per il terzo esercizio abbiamo bisogno del bastone della scopa. Cosa dobbiamo fare? Il bastone sarà il nostro prolungamento. Dobbiamo spostare le scarpe da sinistra verso destra, restando in equilibrio solo su una gamba. E poi rimetterle al posto restando in equilibrio sull'altra gamba. Quindi vado in equilibrio sulla gamba sinistra, mi allungo, aggancio la scarpa e la lascio. Uno, due, cercate di restare in equilibrio. Tre, la gamba si piega leggermente, ma non va né giù e né resta stesa. Il corpo cerca di restare dritto e lavora il braccio destro. Quattro, 5, è rimasta l'ultima.
Opla, la scarpa, sto cadendo, ok, 6. Quindi adesso cambiamo sia braccio che gamba, quindi gamba destra, braccio sinistro, prendo e mi sposto, 1, occhio, sulla gamba destra ho un po' più di difficoltà, ma il tempo di abituarmi. Ricordatevi, la gamba rimane sempre piegata, dovete essere sempre concentrati e non perdere l'equilibrio. Occhio, quindi una volta che avete passato, abbiamo completato il circuito. Per il quarto esercizio ho levato un paio di scarpe perché mi serviva più spazio. Cosa devo fare? Dobbiamo andare giù con la pancia a terra, quindi vado giù, pancia a terra, risalgo, faccio uno slalom fra le scarpe e vado giù di nuovo. E di nuovo ancora, quindi slalom, attenzione a non inciampare nelle scarpe, e lo ripeto, dobbiamo ripeterlo per 5 volte, quindi sono in totale 10, 5 da un lato e 5 dall'altro. Quinto ed ultimo esercizio, dobbiamo agganciare il bastone ai lacci delle scarpe, ok? Ginocchia a terra, dobbiamo alzarci portando il bastone sopra la testa senza far cadere le scarpe, quindi vado su, porto il bastone in alto e da questa posizione ci dobbiamo alzare i piedi e ci dobbiamo inginocchiare e cambio la gamba di appoggio, quindi vado, cambio, ritorno giù, occhio a non far cadere le scarpe, se siamo abbastanza bravi non perdiamo l'equilibrio e non si sbilanciano. Questo esercizio lo ripetiamo per 10 volte sempre, ok? Quindi una volta che abbiamo ripetuto pure questo ci possiamo riposare e se vogliamo possiamo ripetere tutti e 5 gli esercizi. Ricordo il primo che è un esercizio dove bisognava saltare oltre le scarpe, ritornare, toccare le scarpe e passare a fianco. Il secondo è l'allungamento e creare la torre di scarpe. Il terzo è la pesca delle scarpe in equilibrio sulla gamba. Il quarto è quel burpees, si chiama quell'esercizio, quindi andare con la pancia a terra, rialzarsi, disegnare un 8 e andare di nuovo con la pancia a terra. Quinto esercizio, questo esercizio di equilibrio, di coordinazione, quindi braccio in alto, scarpe appese che fanno da contrappeso e mi alzo e mi abbasso cercando di non far cadere mai le scarpe a terra. Dopo questa serie di esercizi ricordatevi sempre di fare un po' di stretching, quindi possiamo fare questo stretching statico allungando il quadricipite, questo muscolo qui e qui, rimaniamo in equilibrio, prendiamo con tutte le mani il piede, cerchiamo di stare abbastanza dritti e manteniamo sempre per circa 30 secondi, ok? Poi cambiamo, ricordatevi sempre di fare prima una gamba e poi l'altra e più o meno fare lo stesso tempo per tutte e le gambe, ok? Una volta che abbiamo finito questo esercizio possiamo fare, non so, gambe divaricate, andare con le mani a terra, oppure possiamo gambe unite e andare con le mani o a terra, se non arrivo a terra posso arrivare alle caviglie, sempre nel punto massimo dove potete arrivare. Quindi, ricordo sempre 30 secondi per ogni esercizio. Ancora posso andare a terra e unire la punta dei piedi per la farfalla, quindi mantengo la schiena dritta, posso fare dei leggeri movimenti delle gambe e da questa posizione lascio una gamba all'interno e vado a prendermi la punta del piede e ancora posso andare a cambiare, ricordatevi sempre gamba destra e gamba sinistra. Ok, per oggi ci fermiamo qua, quindi ripetiamo questi 5 esercizi per almeno 2 o 3 volte. Proviamo a farli, cercate di non inciampare fra le scarpe, ma di essere più precisi possibile, ok? Ci vediamo nella prossima video lezione. Ciao!